la fascia debole loro sono indifesi e noi abbiamo cercato di prevenirlo, questo reato. Ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati tra la gente, non ci siamo messi su un piedistallo, abbiamo stretto le mani, abbiamo parlato con loro, abbiamo spiegato nei minimi particolari che cosa potesse essere questo reato, non aprire la porta, non fare bonifici. Addirittura le ultime giornate ci hanno fatto capire che ci sono tanti raggiri che queste persone fanno. E a volte anche questi anziani hanno dato qualcosa in più a noi, quel quid pluris magari che ci mancava, ce l'hanno insegnato, perché il modus operandi non è sempre uguale, è diverso da zona a zona. Quindi ci hanno spiegato che per esempio anche chi aggiusta l'interruttore voleva truffare, la caldaia si era rotta ed era un truffatore. Quindi anche loro ci hanno insegnato delle piccole chicche per poter debellare questo reato. La vicinanza tra la gente è il nostro motto e l'esserci sempre è stata una sensazione bellissima. Poter stringerci nelle piazze, incontrare i sindaci, incontrare la gente. Si sono sentiti protetti, sono state fatte anche delle operazioni anche da altre forze dell'ordine, ma è importante perché la prevenzione a volte supera la repressione. Noi siamo contenti, io sono contenta e sono felice. Questa iniziativa è nata da un'idea, perché un continuo susseguirsi di denunce nel nostro ufficio di truffe agli anziani ci scattava un giorno in meno una molla, dicevano che devono essere aiutati. Noi siamo tra la gente, viviamo per la gente e quindi noi ci dobbiamo sacrificare. Non è stato semplice organizzare le piazze, incontrare i sindaci, incontrare le persone, ma l'abbiamo fatto con tutto il cuore, perché la polizia è il cuore di tutti i cittadini. Perché non hanno aperto, non hanno risposto al telefono, non hanno dato soldi, non hanno fatto bonifici, hanno riconosciuto la voce dei parenti e non degli estranei. Questo è importante e questa è la prevenzione e questo è il successo di questo campo.